Io non so da cosa cominciare. Io non ho il dono della sintesi. È un'abilità che ho acquisito negli anni. Ricordo all'inizio quando, proprio all'inizio, inizio, nel lontano 2008, iniziai questa carriera, tra virgolette, di YouTuber. Iniziai facendo recensioni di film. E siccome avevo veramente paura di dimenticarmi qualcosa di importante, allora parlavo di tutto il film. Cioè, non è che magari mi concentravo su alcuni punti chiave, facendo delle domande, mettendo la curiosità a chi guardava il video, in modo tale che si andasse poi a guardare il video. No, io cercavo di evitare il più possibile gli spoiler, però parlavo di tutto il film, quindi vedevi proprio 12 minuti di bla bla, giù libero. Non avevo nessuna esperienza con un programma di editing, quindi niente tagli, niente musica, niente immagini. Quindi immaginati che schifo, mamma mia, cioè, vabbè, erano i primi video, ok? Però è il punto. Bello è quello che io non mi facevo manco una scaletta, che sì, io c'ho tutto in testa, so quello che devo dire. E poi a un certo punto cosa succedeva? Perdevo io addirittura il filo di quello che stavo dicendo, quindi c'erano momenti morti, momenti di silenzio in cui cercavo di ricollegarmi, non potevo nemmeno mettere in pausa il video perché altrimenti il video sarebbe stato spezzato in due e non sapevo come rimettere poi insieme i pezzi. E quindi era tutta una specie di live a posteriori. Vabbè, quindi, vabbè, tralasciando queste orribili rimembranze che ho dovuto ricacciare fuori per l'occasione, negli anni ho iniziato a capire come funzionava il meccanismo, come approcciarmi ovviamente alla telecamera, perché c'era anche quello che mi bloccava parecchio, perché se tu è la prima volta che lo fai, parli da solo, ti senti scemo, magari altri in casa comunque fuori dalla porta sentono che stai blablando per tipo 3 ore e dopo magari entrano, oh, ma che stai a fare? E quindi c'è anche quell'ansia lì, no? Negli anni questa cosa ti passa, per esempio, io so perfettamente che davanti a me non c'è nessuno, però mi sono messo così a tre quarti perché sembra così un'intervista ed è più figo, no? Vabbè, al di là di tutto questo, arrivando quindi al giorno d'oggi che vuoi perché magari sono simpatico a qualcuno, non lo so, le sto sparando là. Vuoi perché bene o male riuscivo a trattare argomenti interessanti, una cosa e l'altra, mi sono fatto anche qualche amico che mi ha dato dei suggerimenti validi che mettendoli in pratica sono riuscito a migliorare la mia esposizione dei concetti, dei fatti. Poi ovviamente ci ho messo anche del mio seguendo dei tutorial su YouTube su come funzionava il video editing, eccetera. Quindi sono arrivato insomma al punto che sono adesso. Ovviamente non sono ancora ai livelli degli YouTuber, quelli grossi che riescono a fare dei montaggi fenomenali. Io non so ancora usare Adobe After Effects, per esempio, però comunque sia nel mio piccolo lo vedo da solo il grande miglioramento che ho fatto rispetto a qualche anno fa, perché qualche anno fa io pensavo che era molto più importante il messaggio che il modo in cui veniva proposto nel video, e invece no, perché se tu vuoi vedere, cioè vuoi sentire qualcosa che ti interessa, vuoi anche che quello che guardi ti intrattenga, perché se poi diventa noioso, può essere anche il messaggio più importante dell'umanità. Ma è comunque noioso. 2001 Odissea nello spazio, nella prova. Nel senso, ci sarà anche un bel messaggio, ma è un noioso film, proprio noioso. Quindi il veicolo narrativo, chiamiamolo così, che deve essere trasmesso in un video, deve essere comunque anche intrattenente. Vuoi con delle immagini, vuoi con delle battute, vuoi con della musica, insomma, che tiene anche un po' di ritmo. E quindi sono riuscito al giorno d'oggi a creare dei contenuti che bene o male piacciono alle persone. Non parlo dei gameplay, perché quelli non dico che tutti sanno farli, perché ci sono delle persone che non sanno farli, giuro su Dio. Ho sentito delle persone, io sono veramente fanatico di Borderlands e Mass Effect, sono due dei miei giochi preferiti, conosco Vita, Morte e Miracoli quasi meglio degli stessi sviluppatori. E ho sentito gente che ha portato questi due giochi su YouTube dire cose che non ci stanno, tipo robe che non ci stavano in cielo per terra, che poi il razziatore, quello che si vede in fondo era quello del terzo gioco, era la Sovereign, ma la Sovereign è stata uccisa, vabbè, insomma, robe fuori dal mondo, e la gente lì, bravo, bravo, nei commenti, like, bravo, bravo, quante ne sai, quante ne sai. Però
arriviamo qua, poi tra l'altro al lato negativo che bene o male mi fa dubitare della mia carriera di YouTuber, non in quanto se sono bravo o meno, ma se ne vale veramente la pena continuare. Mi spiego. Tralasciando che esistono varie categorie di persone, che quelli che amano i gameplay, quelli che amano i gameplay quelli silenziosi di 6 ore in cui c'è quello che gioca che non spiccica una parola, io li odio, cioè sono quei gameplay lì, sono utili per, tra virgolette, rubare il video per fare il proprio montaggio, quindi sono utili solo per quello. Io per esempio quando ho fatto 10 curiosità sui personaggi di The Last of Us non avevo ancora la PlayStation 4, avevo la 3, non avevo la scatolina per registrare i gameplay per poi trasferirli sul computer, c'è un casino, e quindi sono andato su YouTube a prendere i gameplay dei gameplay italiani senza commenti e ho ritagliato quei pezzi lì per poi farci il video. Quindi in questo caso sono veramente utili. Però, al di là di tutto, sono perfettamente cosciente che esistono persone che amano diverse tipologie di video. E fin qui non ci piove. Ma, quando ti arriva uno che dice di sapere vita, morte e miracoli su un gioco quando è palese che non ne sa niente, e tu magari, non per superiorità, ma magari ti piace lo stesso gioco, lo porti anche tu sul tuo canale, non c'è nessuna cosa che te lo vieta, e magari cerchi anche di buttare nozioni interessanti per coinvolgere il pubblico, magari ci metti anche delle citazioni, ci metti, non lo so, video particolari d'approfondimento dei video codex per spiegare come funziona questa cosa, come si è evoluta quella specie che incontriamo nel gioco, insomma tante cose, in un video corti comunque, video che te li guardi tra un morso di un panino e una ciucciata da una lattina, nel senso video corti ma comunque esaustivi e che ti rimangono in mente, e vedi che lì, nonostante ci sia la qualità, la quantità giusta e l'impegno per realizzare questa tipologia di video, vedi che tu sei qui, quello che non ne sa niente viene acclamato da tutti come uno che ne sa, è quassù. Cosa voglio dire con questo? Una cosa che ormai sa di muffa perché la sappiamo tutti quanti: YouTube non è assolutamente una piattaforma meritocratica. Se tu ne sai, a YouTube non gliene frega niente. Quindi come fa una persona a crescere? E questo è un altro lato triste di YouTube, perché da anni ormai, tralasciando quelli che già prima si erano fatti una bella scorta di fan che col tempo è diventata sempre più grande, togliendo quelli, gli altri vanno avanti con i flame. Oddio, fortunatamente ultimamente il periodo del flame si sta un po' calmando, ma comunque c'è stato il flame, che se parlavi male di tutto e di tutti la gente ti seguiva. Poi portare sempre i soliti giochi che portano tutti quanti, perché boh, c'è qualcuno che crede effettivamente che portando quello stesso gioco che porta il big, allora anche tu diventerai big. No, perché se tu vuoi diventare un big con questi giochi, cioè vorresti diventare quel big, non puoi diventare quel big, dovresti essere quel big. È un altro tipo di concetto. E il punto praticamente è che tu, per quanto ti possa impegnare, se sei un canale piccolo continuerai a ricevere dei muri, cioè proprio YouTube stesso te li sbatte in faccia continuando ad evolversi, a cambiare cose, ad aggiungere funzionalità, ma queste funzionalità le aggiunge solo per chi ha superato i 10.000 iscritti. Io sono su YouTube dal 2008, come ho detto prima. La mia passione all'inizio non pensava ai soldi, non pensava agli iscritti, ma pensavo soltanto a portare le mie passioni e i miei pensieri sulla piattaforma. E questo mi ha cicciato circa 300 iscritti, 350, non lo so, comunque erano più di 300, ok? Il problema però è che avevo fatto un minestrone, perché avevo parlato di film, libri, fumetti, fiere del fumetto, poi, non lo so, insomma, videogiochi, recensioni, alcuni gameplay, tutto in uno stesso canale. Era diventato veramente un minestrone di roba, e quindi la gente non sapeva più come classificare il mio canale, perché c'era troppa roba. Arrivato a un certo punto ho detto non mi piaceva neanche più il mio personaggio,
perché cercavo di umanizzare Vrex, quello di Mass Effect, rendendolo un personaggio incazzoso che non gli sta bene niente. Ma non mi piaceva né come lo stavo evolvendo io, né la recezione del pubblico. E allora decisi semplicemente di dare un taglio netto e, dato che non mi stava neanche dando più tanto soddisfazione il primo canale, aprire Vrex Games. Parlando esclusivamente di videogiochi, sembrava all'epoca, mi sembrava un argomento fin troppo restrittivo, ma poi con il tempo ho visto che in realtà era tutto un altro mondo con miliardi e miliardi di strade possibili per evolvere il canale. E questo è stato bello, perché effettivamente ci sono tante cose di cui uno youtuber che parla di videogiochi può fare, come le curiosità, come le vere storie, come i gameplay, come i walkthrough, come, non lo so, collaborazioni, tante cose si possono fare trattando un unico argomento, un unico argomento che è veramente vasto. Ma il problema però è sempre questo, nonostante uno ci provi, o meglio, nel mio caso, nonostante io ci provi, ci abbia provato fino adesso, mi sto rendendo conto che non ne vale più la pena. Sì, è molto semplice. Perché non ne vale più la pena? Io vi dico soltanto che dopo aver portato un gioco che nessuno su YouTube Italia ha portato mai nella vita, ovvero ODT in italiano, perché c'è gente che ha seguito la mia serie che l'ha giocato in francese, altri che l'hanno giocato in inglese, io sono stato l'unico a averlo portato in italiano. Finito quello, ho messo come votazione il prossimo gioco serie, che era ovviamente un gioco più conosciuto, che è stato votato, cioè il gioco che ha ottenuto il maggior numero di voti, poi con l'estrazione finale, perché fare lo spareggio, insomma, una cosa e l'altra, è uscito fuori Alan Wake. In quanti lo stanno seguendo? Io mi sono ritrovato letteralmente a fare dei video per una sola singola persona. Cioè, no, no, non ne vale la pena spendere tempo, risorse, ore di montaggio per una persona. Cioè, senza offesa per questa persona, perché io la ringrazio che è sempre lì a guardare, anche se non riceve la notifica, va a spulciare il canale per vedere se ho fatto uscire qualcosa. Però, umanamente parlando, non ne vale la pena. Io posso anche postare la roba su Facebook, posso postare la roba ovunque, ma se poi me la guarda una persona sola. L'ultimo video di Alan Wake c'ha 10 visualizzazioni. 10. Ed è uscito tipo 2 settimane fa. Ora, ci sono due cose importanti che voglio specificare. Io nell'arco di tutti questi anni non sono mai stato uno che punta il dito sulla piattaforma e dice: è colpa della piattaforma, in primis. Sono sempre stato uno che si mette in discussione, ma sono io che ho creato un contenuto poco curato? Cos'è che posso migliorare? Quindi magari chiedo, mando il link di quel video a qualche amico, puoi darmi qualche consiglio. Anche se ho ottenuto dei consigli, però vi sto facendo degli esempi. In quei casi effettivamente non era il video sbagliato. Non si capiva ma come mai ottenesse così scarsi risultati. Domanda che ancora ad oggi mi sto facendo. Perché per cercare insomma una soluzione, più volte mi sono messo a leggere informazioni come cercare di migliorare i propri contenuti su YouTube, eccetera. Anche consigli. Quando li hanno fatti, i big di YouTube realizzando i loro video, come diventare YouTube, consiglia YouTuber emergenti, eccetera, eccetera. E uno dei consigli che è giusto, ma al tempo stesso è una stronzata, perché non funziona, quello di sapersi reinventare, quindi evitare di portare sempre le solite cose e cercare anche di portare contenuti originali. Quindi, facendo un paragone al mio canale, io sto parlando di me, non voglio fare i conti in tasca a nessuno, perché stiamo parlando di me e del mio canale. È chiaro? Ok. Ho portato dei giochi indie insieme ad un amico che nessuno ha mai portato su YouTube Italia e nessuno ha mai portato nel mondo. Non lo dico per vantarmi o perché io sono grosso, o perché io sono figo, eccetera. Vi spiego. Alcuni giochi sono stati portati sui loro canali da YouTuber oltreoceano, ma su YouTube Italia nessuno. E quindi io e Leon, quando abbiamo cominciato a portare questi giochi, che ok erano indie, quindi comunque argomento mainstream, e qualcuno abbiamo raccattato in fatto di visualizzazioni e di iscritti. Ci
qualcuno che ci stava seguendo. Alcuni di questi giochi indie poi sono stati cancellati proprio dal sito dove erano stati posti, non esistono più tracce su YouTube, quindi il nostro canale è il mio, Vrex Games, è l'unico canale al mondo a possedere certi reperti che mai più nessuno recupererà perché sono stati eliminati. Poi considerando che molti giochi indie hanno pure lo stesso titolo, quindi ritrovarli è anche impossibile. Quindi già il fatto di portare contenuti originali e ci siamo. Ma considerando che però io mi concentravo maggiormente su Mass Effect mi è stato fatto notare che per quanto sia un bellissimo gioco, una bellissima serie, a parte Andromeda, è comunque conosciuto come un gioco di nicchia. Questo mi fa incazzare perché i giochi non nascono di nicchia, diventano di nicchia per quando le masse diventano talmente rincoglionite a livello cellulare, a livello cellulare, da considerare brutto un gioco perché sono passati, oddio, più di 12 mesi, allora cos'è? Lebbra digitale. E quindi diventò un gioco di nicchia. Quindi mi dissero, prova con qualcosa di più commerciale. Io lì per lì con la roba commerciale non avevo un buon rapporto, perché mi sembrava di essere tipo un venduto. Cioè io voglio portare quello che piace a me, non quello che piace alle masse. Non riuscivo a comprendere bene il concetto di commerciale. Poi lo capì, nel senso, io posso parlare benissimo di un gioco che a me piace cercando però di fare anche un video per le masse. In che senso? Top 10 curiosità su un personaggio. Su video semplici da fare, carino, perché al tempo stesso tu scopri cose che magari non sapevi. Ed è così che ho iniziato a portare 10 curiosità su The Last of Us, titolo mainstream. Le top sono argomento commerciale. Curiosità sui personaggi sono un altro argomento commerciale. E bene o male questi video hanno funzionato, finché poi, quando poi ho concluso la serie, ho detto, facciamo una cosa, The Last of Us purtroppo l'ho già finito, ricominciato migliaia di volte. Ho un'idea per dare un'altra spinta al canale, per farlo un po' uscire da questa luce di nicchia a cui purtroppo involontariamente ce l'ho buttato io con Mass Effect. Allora proviamo a fare questa cosa. Proviamo a portare The Last of Us, argomento mainstream, facendo un video reazione, argomento mainstream, però facendo giocare mia madre. Le novità. Non se l'è cagato nessuno quel video, o comunque in pochissimi. Io ero partito con l'idea di fare un video solo, anche perché comunque mia madre non sapeva bene come rapportarsi con la camera. Comunque, finito quel video, mi disse no, voglio continuare, e abbiamo fatto un secondo video in cui si è sciolta un po' di più. Le visual sono quasi inesistenti. E abbiamo fatto un terzo video perché voleva continuare, questa cosa la stava prendendo. Quindi dico, ma è curioso, sarebbe veramente una novità, un genitore che insieme al figlio gioca un gioco acclamato da tutti. Interessante. Questa cosa non ha funzionato sul mio canale perché... non ne ho idea, giuro, non ne ho idea, non lo so. Io non sono uno di quelli che dice YouTube è colpa tua, punto e basta. Io vado a vedere le cause, ma se poi ad un certo punto vedo che effettivamente, anche se io posso ancora migliorare, e quelli non smetterò mai di ripeterlo perché non si smette mai di migliorare, possibile che il livello che ho raggiunto ad oggi, nel fine 2018, mio non sia meritevole di più di 260 iscritti? Come avete potuto vedere, è già da diverso, cioè come si può notare sul mio canale, è già da diverso tempo che io non carico più niente, il che mi dispiace perché io comunque ho sempre cercato di migliorare anche la qualità in sé del video, cioè sia l'audio che il video, il green screen. Ho preso una PlayStation 4 eventualmente con i giochi serie. Se qualcuno voleva vedermi giocare a Detroit, se qualcuno voleva vedermi giocare a Beyond, se qualcuno voleva vedermi giocare a Heavy Rain, che Heavy Rain non l'ho mai toccato in vita mia, e questo l'ho trovato scontato, cioè la collector per PlayStation 4 con Beyond e Heavy Rain insieme. Quindi mi sto tenendo là da qualche parte, c'ho anche Horizon. Robe che non avevo mai toccato perché non avevo una PlayStation 4. Adesso che ce l'ho posso anche realizzare i video. Quindi io avrei anche tanti giochi da cui parlare. E i giochi quelli considerati un po' più di nicchia, avevo iniziato a parlarne su WASD Magazine, che essendo un magazine potevo parlare quindi
di giochi sconosciuti, giochi dimenticati e giochi ignorati, quindi giochi belli ma che il pubblico ha ignorato perché è deficiente a livello cellulare. E però ragazzi, siamo sempre lì, i Fallout 76, ho realizzato una guida su Fallout 76, argomento super caldo, i mainstream quanto vuoi, i primi passi da fare, da compiere fuori dal Vault 76. Pubblicato, mi arriva un messaggio di un mio amico, comunque, che è già anni che è su YouTube, ha un canale più grande del mio, mi fa: ho visto il tuo video, realizzato benissimo, spiegato nel dettaglio, facile da capire, ironico, divertente, tutti i punti negativi, cioè tutti i punti positivi, mi fa, però io non riesco a spiegarmi come mai ha così poche visual e così pochissimi like e zero commenti. Anzi, ce n'è uno che è il mio, però vabbè, i dettagli. Quindi ragazzi, io non so in che modo farvelo capire. Provate a mettervi nei panni di una persona che non sta giocando con una camera puntata in faccia. Quella è la parte facile, perché poi i file, soprattutto se sono grossi, devono essere riconvertiti, quindi ci metti delle ore. Poi c'è il montaggio. Il montaggio, commettere tutti gli effetti, che lì richiede tempo. Insomma, una cosa e l'altra, e quando finisci, io magari mi ci metto alle 3:30, finisco alle 6:30, un quarto alle 7, fatti i tuoi conti di quanto tempo una persona ci stia dietro, e sono quelli facili, i montaggi quelli facili, quanto tempo ci stia dietro una persona per caricare un video su YouTube. Una volta fatto, prende lo schiaffo su YouTube e ci mette la programmazione automatica, seguendo tutti i vari stratagemmi e l'algoritmo che mette in primo piano il video in base all'ora della giornata, in base all'affluenza in cui la gente entra su YouTube, tutto sto casino qua, e poi passa una settimana, vai a vedere 10 visual, 2 like, 0 commenti. Ora te lo chiedo a te, che mi sembri una persona intelligente, ne vale la pena? Non dico che smetto di fare video perché so che mi mancherebbe, però non sono neanche invogliato a farne. Giustamente qualcuno potrebbe dire: Vrex, ma non pensare a queste cose, fai lo youtuber per divertirti, per divertimento. Verissimo, è quello che ho fatto fino adesso. Non ho pensato ai soldi, non ho pensato... Cioè, sì, ovviamente ho pensato ad avere un po' più di iscritti, perché cazzo, 2008-2018 sono 10 anni. Qualcosina in più uno lo vorrebbe vedere. Però non sono lì che penso tanto al guadagno personale, eccetera. Ma se YouTube in primis non mi diverte... Se io devo fare una cosa per divertirmi, quella cosa non mi diverte. Io mi sto divertendo benissimo non facendo più video e giocando ai giochi che non ho mai giocato in tutta la mia esistenza. Quindi vederli per la prima volta, mi dispiace non poter registrare le mie impressioni su quel gioco. Quello sì, ma non ne vale la pena. Cioè, io quando ci penso dico: sì, mi dispiace, ma non ci penso nemmeno a fare un video. Cioè, non mi ci impegno nemmeno. Cioè, no, mai, più. Quindi, ora, non è la parola fine questa. Questa è la parola forse. Perché ora sto per tentare l'ultima spiaggia. Ovvero, c'è un canale molto più grande di me che supera i 10.000 iscritti, supera anche 30.000 iscritti, vabbè, vi fermo qua, che sta cercando collaboratori per un progetto. Quindi io ho un colloquio con il detentore di questo canale, dove c'è un'altra persona che conosco all'interno, quindi se tutto va bene si formerebbe un trio. Se questo canale effettivamente funziona, allora bene, mi troverete là. Ma se vedo che anche con quello niente da fare, Vrex non esisterà più come youtuber. Mi dispiace di aver preso questa decisione senza averne parlato con Porpelle, perché io sono da poco in Wast Magazine e ora dico: guarda, chiudo. Però ragazzi, effettivamente là fuori ci sono tante persone che vivono la mia stessa situazione, e tutti quanti siamo convinti che con la scissione di Google Plus da YouTube e tutti i nuovi aggiornamenti che stanno facendo adesso, è vero, c'è stato il bug
che porca puttana, nessuno riceve più la notifica o non lo so, i casini che stanno facendo, ma una cosa è chiara, se tu non hai 10.000 iscritti non esisti più. E più si andrà avanti, più YouTube farà in modo che i canali piccoli si estinguano. Io sono sempre stato un combattente in questo caso, tu mi metti un muro davanti, io te lo sfondo, vado avanti, non me ne frega. Ma ad un certo punto, ragazzi, io comincio già anche ad avere una certa età e le priorità nella vita iniziano poi a cambiare. E quando ti trovi di fronte a questa cosa, dici, ok, faccio quelle cose perché è una mia responsabilità, faccio YouTube perché mi diverte. Ma quando il divertimento non viene più da quella cosa che ti faceva divertire prima, allora trovi un altro modo per divertirti. È semplice. Ragazzi, io ho detto tutto, non ho idea di quanto ho registrato, vi chiedo scusa se questo video è lungo, ma so che lo vedranno pochissime persone perché la gente quando vede un video superiore di 10 minuti lo chiude, quindi chi se ne frega. Se volete effettivamente sapere il motivo per cui c'è stato questo blocco dello YouTuber e perché non faccio più video, chi è veramente interessato si guarderà il video fino in fondo, gli altri possono andare a fare in culo. Detto questo, ragazzi, in maniera molto easy, se ci sarà occasione di beccarci a qualche fiera, non vi preoccupate, io non faccio il divo del cinema. Se mi riconoscete perché magari io in mezzo al casino non vi riconosco, non so chi siete, insomma, salutatemi e si fa due chiacchiere, ci si va a bere un caffè. Qui Vrex, ragazzi, è tutto per oggi. E alla prossima. Punto interrogativo?